Buongiorno a tutti amici di Vivere il Camper. Come annunciatovi sul video di presentazione dal titolo Alla scoperta di Licata, oggi il primo episodio. Vi porteremo al porto turistico e al porto commerciale per poi visitare le splendide e meravigliose spiagge di Licata. A dopo, ciao! Allora, eccoci sempre a Licata con l'amico Tonino Cavaleri, gestore dell'area sosta Gli Oleandri. Ci stiamo spostando e ci stiamo avviando presso il porto turistico e il porto commerciale, visitando anche e vi facciamo vedere anche il faro, e poi ci avvieremo per le spiagge meravigliose. Un saluto Tonino Cavaleri. Ragazzi, buongiorno a tutti quanti e grazie Johnny. Il porto turistico, con una capienza di 394 imbarcazioni, con posti barca fino a 70 metri di lunghezza, ha un fondale con una profondità di 4 metri. Il porto è fornito di colonnine per l'energia elettrica ed è aperto 365 giorni l'anno. Il faro di San Giacomo prende il nome dell'omonimo castello che fu distrutto tra il 1870 e il 1929. Ha una storia lunga, 126 anni, ed è uno dei più alti d'Italia, dopo quello di Genova. Il faro fu attivato nel 1895. Si tratta di un faro ad ottica rotante alto 40 metri. E la sua luce, prima che la sua densità fosse gradualmente ridotta, arrivava sino a 21 miglia, ossia sino a circa 38 km di distanza. Al terrazzo, da cui si gode una stupenda vista panoramica, si arriva attraverso una scala elicoidale di 170 gradini. Negli ultimi tempi è stato aperto al pubblico, riscuotendo il successo che merita. Porto commerciale da pesca si trova sulla costa sabbiosa prospiciente la città di Licata. Il porto fu oggetto dei fatti d'arme relativi allo sbarco alleato in Sicilia del luglio del 1943, con circa 55.000 soldati americani e 14.000 veicoli. L'approdo risulta essere stato utilizzato a scopo commerciale sin dai tempi dei Greci. Nel XVI secolo costituiva un importante scalo di prodotti agricoli, ma nei primi anni del XIX secolo la sua importanza era aumentata in seguito alle guerre napoleoniche che avevano fatto crescere la richiesta di zolfo diretto in Francia e in Gran Bretagna. Negli ultimi anni successivi, dopo il 1915, il traffico dello zolfo calò, annullandosi alla fine degli anni 50. Ciò produsse un forte ridimensionamento del traffico portuale, che si ridusse quasi del tutto all'attività peschereccia. Benissimo, benissimo, eccoci quindi arrivati alla spiaggia di Marianello. Tonino, ci vuoi dire qualcosa? Ragazzi, eccoci qua, diciamo vicinissimo all'area di sosta, e qui Marianello, famosissimo Marianello per l'estate, con sopra si vede il castello e le calanche, famosa per le calanche, argilloso, un terreno argilloso, viene lavato dalle acque
durante la stagione piovosa, e quindi si formano queste calanche meravigliose che si spettacolari e bellissime, fronte mare. Bellissimo. Tutta spiaggia, poi sono i lidi in estate e spiaggia libera. Sono 3 km di spiaggia continuativa, con a fianco poi le baie Nicolizia e Balatazze dopo più avanti. Perfetto, ora noi, mentre tu, sicuramente tu ora farai un bagnetto. A fare il bagno sicuramente, allora, mentre, ogni giorno. Quindi mentre Tonino farà il bagnetto, siamo ragazzi a... siamo a oggi, marzo. Oggi siamo a marzo, giustamente l'abbiamo, okay. 27, benissimo. 28. Quindi lui fa il bagno comunque in ogni periodo della stagione, anche a dicembre, a gennaio. Quindi mentre lui si fa il bagnetto, noi sorvoliamo con il drone quest'area di spiaggia. Allora ragazzi, ci troviamo qui in un magnifico posto. Tonino ci dirà precisamente dove. Esatto ragazzi, oggi siamo a visitare le Ville Liberty, tutto l'agglomerato delle Ville Liberty di Licata, e nonché siamo sopra le baie di Nicolizia e Balatazze. E quindi ora col drone solvoleremo queste, esattamente, queste le baie Nicolizia e Balatazze. Perfetto, quindi via col drone e osserviamo queste baie magnifiche. A dopo, ciao ciao. Ciao ragazzi. Allora, quindi dopo le riprese siamo stati a vedere le baie Nicolizia e Balatazze con il drone. Adesso ci siamo trasferiti in un'altra bellissima spiaggia. Dove siamo? Siamo alla spiaggia di Mollarella, quella più in, diciamo, quella di tutti i lidi famosa. Spiaggia di Mollarella. Anche qui un altro voletto con il drone per vedere dall'alto, e vedo lì un bellissimo faraione di epoca punica. Lo vedremo col drone. A dopo. Ciao ragazzi. Ciao.
Ok, quindi siamo arrivati a Cala del Re, vero Tonino? Cala del Re, esattamente, Torre San Nicola. Benissimo. E dietro abbiamo Cala Paradiso. Ok, voletto col drone, così dall'alto possiamo visionare meglio questo altro magnifico posto. E qui a fianco abbiamo Poliscia. Poliscia, benissimo. Voliamo e a dopo. Ciao. Ciao ragazzi. Allora, dopo Cala del Re e Torre San Nicola, adesso Tonino siamo? Siamo arrivati adesso a Torre di Caffè, l'ultima spiaggia, diciamo, di Licata, dove ci fu il primo sbarco anglo-americano Italia. Perfetto, infatti come vedete dietro alle nostre spalle un bunker della Seconda Guerra Mondiale. Esatto. Benissimo, come sempre un sorvolo con il drone per farvi vedere un po' la zona dall'alto. A dopo, ciao! Ciao ragazzi! Allora, dopo Torre di Caffè, adesso Tonino ci troviamo? Alla zona Pisciotto. Quindi la spiaggia di Pisciotto. Pisciotto. Benissimo. Un piccolo voletto sempre col drone per farvi vedere un po' dall'alto. A dopo, ciao!
Allora, quindi dopo la spiaggia del Pisciotto, siamo adesso, Tonino? Siamo arrivati all'ultima spiaggia, come si vuol dire, alla Rocca, la quinta spiaggia della Sicilia. Questo è il lato ovest Licata. Benissimo, quindi adesso la sorvoliamo. Diciamo è l'ultima spiaggia, appunto, lato ovest. Lato quindi, ovest, perché quindi, c'è lato est, c'è la playa, esatto, le rocche, ma non quindi facciamo. Questa è l'ultima spiaggia che visitiamo, è vicina all'area sosta Ioleandri, sempre in via Salvo d'Acquisto a Licata. Sorvoliamo con il drone e poi ci vediamo per le conclusioni. Ciao, a dopo. Ciao ragazzi. Bene, allora dopo questo bellissimo volo sull'ultima spiaggia, La Rocca, noi chiudiamo questo primo episodio. Tonino, ci vuoi dire qualche altra cosa? Ragazzi, vi aspettiamo per il prossimo giro intorno, diciamo, a belle vie di Licata. Sì, il prossimo appuntamento, il prossimo episodio sarà dedicato al castello che domina dall'alto la cittadina di Licata. Esatto. Quindi non perdetevi questo altro appuntamento e ci vediamo al prossimo video. Grazie, mi raccomando, iscrivetevi al canale di Vivere il Camper. Ciao a tutti, grazie, ciao, Tonino. Grazie a voi, ciao, ciao ragazzi, ciao.